Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG6. In apertura alla politica, è necessario votare subito, la regione si fermi, basta atti che graveranno sulla prossima legislatura regionale. È quanto affermato da Fabrizio Di Stefano, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa proprio per fare il punto su questo fine legislatura. Si fissi quanto prima la data delle elezioni, ha detto l'esponente del centrodestra abruzzese, che ha ribadito la sua disponibilità a correre per la carica di presidente della regione. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Di Stefano, passate le vacanze, passato il periodo estivo, lei torna a chiedere con insistenza al più presto il ritorno alle urne in Abruzzo, perché? Beh, innanzitutto perché ritengo che sia assurdo che dopo 140 giorni di governo illegittimo da parte di Luciano D'Alfonso, perché doveva dimettersi il 23 di marzo e invece si è dimesso solo il 10 di agosto, oggi si continua a traccheggiare. E la scelta è solo ed esclusivamente politica, non ci si nasconda dietro il Presidente della Corte d'Appello. Per cui il Partito Democratico nella sua interezza, a cominciare dall'attuale Presidente Lolli, deve assumersi la responsabilità di riportare la Regione alla normalità quanto prima, cioè io immagino intorno alla metà di novembre, perché non è più possibile andare avanti così e contestualmente deve fermarsi da assumere scelte ancora più deleterie di quelle che hanno fatto in questi 4 anni. Lei chiede di tornare al più presto a votare, ma il futuro politico di Fabrizio Di Stefano sarà ancora all'interno di Forza Italia? Ma io ho già dichiarato più volte che intendo sottoporre a tutte le forze del centrodestra la mia disponibilità, e l'ho fatta anche in queste ultime settimane, per correre per questa difficile ma entusiasmante gara che è la Presidenza della Regione Abruzzo. E voglio farla con tutte le forze politiche del centrodestra, perché ritengo che tutto il centrodestra deve marciare unito verso questo obiettivo, che non è soltanto la vittoria elettorale. Partita entusiasmante, difficile, ma non la più difficile. La più difficile sarà quella di ridare una speranza all'Abruzzo e un Abruzzo migliore dopo i disastri combinati da tutto il Partito Democratico, non soltanto da D'Alfonso. Proseguiamo con la politica. I sindaci di Pescara, Marco Alessandrini e di Chieti, Umberto Di Primio, hanno fatto il punto questa mattina sui progetti e sulla mobilitazione istituzionale posta in essere per scongiurare la sospensione votata dal Senato del bando per la riqualificazione delle periferie, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 anni fa. Vediamo. Bando ai campanilismi, Pescara e Chieti si uniscono assieme ad altre città italiane per scongiurare la sospensione votata dal Senato del bando per la riqualificazione delle periferie, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 anni fa. Questa mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa, i due sindaci di Pescara e Chieti, Marco Alessandrini e Umberto Di Primio, hanno illustrato le iniziative decise assieme all'ANCI. Le chiacchiere purtroppo stanno a zero, i fondi per le periferie tanto agognati, per i quali i comuni hanno fatto i compiti a casa, arrivati all'ultimo miglio sono stati congelati. Per questo è necessaria una mobilitazione di tutti i comuni italiani. Io stesso, insieme a tanti altri colleghi sindaci, nel dicembre dello scorso anno ho sottoscritto un contratto a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio. Questo contratto è stato registrato dalla Corte dei Conti, che è il massimo organismo contabile dello Stato. Ecco, si parla tanto di recuperare quella trama di fiducia che sembra interrotta con i cittadini. Beh, se lo Stato è il primo che, insomma, torna indietro sui suoi passi, evidentemente c'è qualche problema. Domani una delegazione dell'ANCI sarà a Roma per essere ascoltata in commissione bilancio alla Camera, perché, dicono i sindaci, c'è la necessità di far tornare indietro il governo su un provvedimento sbagliato e su un emendamento che è un vero e proprio scippo ai fondi necessari alle grandi città, soprattutto per combattere degrado e insicurezza dei cittadini. Lavori che servono per rendere le città migliori, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per migliorare
migliorare le infrastrutture delle nostre città. Quindi è una battaglia che stiamo facendo a livello nazionale. Io domani sarò in audizione alla Camera insieme ad altri sindaci per dire quello che perde l'Italia ove questo provvedimento dovesse essere confermato in sede di Camera dei Deputati. È un provvedimento tra l'altro che presenta profili di illegittimità costituzionale, è un provvedimento che presenta profili di illegittimità anche sotto il profilo del diritto civilistico, perché c'è una convenzione tra noi e lo Stato, una convenzione che abbiamo sottoscritto nel dicembre del 2017 e che noi abbiamo già onorato facendo i lavori che ci era richiesto di fare. Strada, parco, filovia e biglietto unico, ma anche i conti dell'azienda e le scelte di governance. Nel mirino di Forza Italia e Movimento 5 Stelle c'è la tua, l'azienda unica del trasporto regionale. Vediamo il servizio. Non cennano ad attenuarsi le polemiche sulla TUA, l'azienda unica del trasporto pubblico regionale, finita nel mirino sia di Forza Italia che del Movimento 5 Stelle. I rappresentanti del centrodestra con Lorenzo Sospiri hanno bacchettato la giunta regionale sulle questioni che riguardano la strada parco e quindi il mancato avvio della metropolitana leggera di superficie e sulla vicenda del mancato allargamento del biglietto unico anche alle zone interne del pescarese. Quali sono le novità? Che il Ministero ha scritto alla Regione e gli ha detto: o ti muovi a far partire questo mezzo o mi ridai i soldi che ho stanziato per te. E che la Regione, per il tramite di TUA, ha risposto: ci vogliamo muovere, vogliamo far partire questo mezzo. Questo è quello che scrivono. Quello che nei fatti invece fanno è continuare a dilatare i tempi per questione di bassa bottega elettorale, di chi è contrario, non si capisce perché poi contrario al passaggio di un mezzo moderno come in tutte le città moderne e funzionali del mondo, tant'è vero che il Presidente della Regione Abruzzo, su mia interpellanza, quando fai partire i mezzi sulla strada parco, mi risponde sostanzialmente: stiamo vedendo, dobbiamo ancora valutare il da farsi. Quindi a me dicono una cosa e al Ministero dicono che sono pronti. Qual è il danno? Qual è la beffa oltre che il danno? Il danno è che ovviamente la città di Pescara non è dotata di un mezzo di trasporto pubblico di massa moderno come tutte le città del mondo, quindi più smog, più rumore, più traffico, invece che collegamenti moderni che creano meno smog, meno rumore e meno traffico. Ma il passaggio del mezzo elettrico sulla strada parco è il presupposto stabilito da TUA nell'approvazione del proprio bilancio per l'allargamento di Unico ad altri 21 comuni. Quindi noi stiamo condizionando 21 comuni della provincia di Chieti, Teramo e Pescara nello specifico Manoppello, Scafa, Rosciano, Nocciano, Cadignano, Pianella, Moscufo, Loreto, Collecorvino, Picciano ed Elice, a non avere gli stessi vantaggi nello scegliere un mezzo pubblico, cioè una tariffa estremamente ridotta. Un abbonamento passerebbe da 60 euro a 30 euro, un abbonamento mensile di uno studente, quindi immaginate quant'è il risparmio rispetto a chi vive per esempio a Città Sant'Angelo. Ma critiche a TUA, come detto, arrivano anche dal Movimento 5 Stelle con Domenico Pettinari, che ha analizzato il dossier conti dell'azienda regionale dei trasporti fresca di fusione. Pettinari punta l'indice sulla governance di TUA, presieduta da Tullio Tonelli, chiedendone l'azzeramento totale. Da questo studio, comparazione sui bilanci TUA, è venuto fuori un quadro veramente allarmante, direi fallimentare. E a fronte di un taglio di chilometri percorsi di oltre 5 milioni di euro, e mi riferisco a dopo la fusione delle tre società in una, abbiamo registrato costi maggiori, quindi un aumento del 5% delle tariffe, una diminuzione del personale, ma soprattutto personale viaggiante e operatori di esercizio, quelli che veramente servirebbero, al fronte dell'aumento di quadri dirigenti e personale amministrativo che li abbiamo già in esubero, quindi una gestione completamente fallimentare. Abbiamo scoperto che ci sono addirittura depositi bancari, liquidità in banca, che sono passate da oltre 6 milioni di euro a 2 milioni di euro, quindi sono stati prelevati oltre 4 milioni di euro. E poi è facile anche per un bambino della prima elementare far risultare i conti diciamo così in attivo, a posto. Abbiamo scoperto che c'è stato un forte indebitamento, oltre 20 milioni di debiti, e a fronte di questi debiti cosa fanno questi signori? A febbraio 2018 attivano una linea di finanziamento di oltre 15 milioni di debiti, di 15 milioni di euro, quindi si ricorre all'indebitamento per far fronte al debito già contratto, una situazione fallimentare. Abbiamo scoperto che per l'antievasione è stato preso un consulente e l'evasione è aumentata.
Alla sintesi di tutto ciò, noi ci saremmo aspettati almeno una diminuzione dei costi, invece sono aumentati anche i costi per la manutenzione, ma costi per il carburante, metano, buoni pasto, mensa, ricambi, pulizia, titoli viaggio. E qui noi ci siamo chiesti che la situazione, veramente essendo veramente fallimentare, va fatta una sterzata senza ombra di dubbio. Adesso una notizia di cronaca: un 45enne di Scerne di Pineto, Luciano Graziosi, è morto nella notte in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 27A nel tratto tra Fontanelle di Atri e Scerne di Pineto nel comune di Atri. L'uomo alla guida di una Y10, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Giulianova ed Atri intervenuti sul posto, è uscita di strada dopo essersi ribaltata lungo una ripida scarpata e si è fermata a circa una cinquantina di metri dal punto in cui è uscita di strada, restando, come vedete, ribaltata sul tettuccio. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'auto e il suo corpo, privo di vita, è stato rinvenuto a circa 15 metri dal mezzo. Il 45enne è morto sul colpo. A nulla infatti è servito l'intervento dell'ambulanza del 118 di Atri, che ha provveduto solo a constatarne il decesso causato dai gravi traumi riportati. L'allarme era stato lanciato dai familiari, che la sera precedente non l'avevano visto rientrare presso la sua abitazione. Con le luci del giorno l'auto è stata individuata lungo la scarpata e sono iniziate le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto, che era alimentata a metano. Andiamo avanti adesso, ci spostiamo all'Aquila. I dati del Sole 24 Ore fanno emergere una vera e propria emergenza ludopatia nell'Aquilano. Quella del capoluogo è una delle province italiane con il più alto rapporto tra disoccupazione e spesa in gioco d'azzardo. Jacopo Forcella. L'Aquila è una delle province italiane in cui è più alto e problematico il rapporto tra disoccupazione e spesa pro capite in gioco d'azzardo. E quanto emerge dai numeri relativi al primo semestre dello scorso anno, che sono stati resi noti alcuni giorni fa dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, a partire dai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall'Istat. Cifre sulle quali Infodata ha elaborato su base provinciale il valore della raccolta pro capite, cioè tutti quei soldi che sono stati puntati in tutte le tipologie di gioco, dalle macchinette al Super Enalotto, tra i disoccupati. Nel computo rientrano anche i soldi vinti e puntati nuovamente dai giocatori, ad esempio l'euro guadagnato al gratta e vinci e subito speso per acquistare un nuovo tagliando. Ne è venuta fuori una mappa con diverse gradazioni di colore. Le aree critiche sono quelle in cui c'è disoccupazione più alta della media, pari nel 2017 all'11,21%, e una raccolta del gioco d'azzardo superiore a quella nazionale, che nel primo semestre del 2017 ha raggiunto i 614,39 euro pro capite. Lazio, Campania e Abruzzo sono le regioni in cui questo fenomeno appare essere più frequente. La provincia dell'Aquila, con un tasso di disoccupazione al 12,32% e una raccolta pro capite di 721 euro, è in assoluto una delle peggiori d'Italia, insieme a Napoli, Caserta, Salerno, Frosinone e Pescara. C'è anche un altro triste primato per il capoluogo abruzzese, che occupa il primo posto nella classifica che misura il numero di slot machine in rapporto alla popolazione e il decimo in quella che tiene conto della spesa pro capite annuale per gratta e vinci, lotterie e giochi online. Nella mappa su disoccupazione e gioco d'azzardo, Pescara detiene addirittura il record negativo assoluto a livello nazionale per spesa pro capite, 749 euro, a fronte di un tasso di disoccupazione del 12,27%. Male anche Chieti, che ha una raccolta pro capite di 642 euro e un tasso di disoccupazione dell'11,98%. Il focus può essere anche più mirato e prendere in esame la disoccupazione giovanile, che riguarda la fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Stiamo rientrando nel vivo della stagione sportiva e calcistica soprattutto, e quindi, come ogni lunedì, adesso un'ampia pagina di sport che inizia dalla Serie B e dal Pescara, che ha centrato la prima vittoria in campionato. Ieri all'Adriatico Cornacchia, infatti, i biancazzurri hanno superato il Livorno al termine di una gara sofferta e combattuta. Protagonista del pomeriggio Andrea Cocco, autore nella ripresa di due gol, entrambi su rigore. Sullo 0-0, penalty fallito
fallito dai toscani con Giannetti. La partita ha segnato anche l'esordio in Serie B del portiere Elan Castrati, che ha giocato per via del forfè pre-gara di Fiorillo. Vediamo le fasi salienti della gara e poi ascoltiamo le parole dei due allenatori Pillon e Lucarelli. Un doppio cocco per un successo di rigore per la prima gioia della stagione del Pescara, che supera per 2-1 il Livorno grazie ad una doppietta del bomber di origine sarda dagli 11 metri. Successo meritato ma allo stesso tempo sofferto in un match dalle mille emozioni, con i biancazzurri che dopo il 2-0 prima e il 2-1 dopo non sono riusciti nel colpo del KO. La vittoria però alla fine è arrivata e questo è quello che conta. Pescara Livorno riporta alla mente di tutti gli sportivi la tragica scomparsa del centrocampista Pier Mario Morosini. Contro i toscani Pillon ripropone per 6 undicesimi la squadra scesa in campo a Cremona, con le varianti di Mancuso per lo squalificato Marras, Del Grosso, l'esordio in difesa al posto di Ciofani, del nazionale under 19 Melegoni per Macin, reduce da un violento attacco influenzale, ma soprattutto con l'impiego al centro della difesa di Ugo Campagnaro per Perrotta. All'ultimo istante contrattempo per Fiorillo con Castrati che va a difesa dei pali della porta biancazzurra. Fra i toscani Lucarelli, senza diversi titolari, deve fare di necessità virtù in difesa con Dainelli in campo, anche se non al meglio. All'appello mancano in diversi, in attacco spazio alla coppia Giannetti-Kozak, con Diamanti inizialmente in panchina, Toscani in campo con il modulo 3-5-2. Pescara Livorno si gioca di fronte a 7.000 spettatori sotto la direzione di Magioni di Lecco. Avvio di partita su un campo inzuppato dalla pioggia, con i biancazzurri subito in proiezione offensiva. Il Delfino spinge, ma la formazione labronica ribatte colpo su colpo. Al 17esimo ghiottissima occasione per il Pescara con Antonucci, che con una grande giocata mette Melegoni davanti a Mazzoni, che salva quasi alla disperata con i piedi. Alla mezz'ora di gioco i tifosi delle due squadre ricordano Pier Mario Morosini con un applauso scrosciante. In campo la squadra di casa si lascia preferire sul piano della manovra, anche se al 33esimo Gravion va a commettere fallo su Rocca. Magioni indica il dischetto con l'azione che avviene però fuori area e con Giannetti che mette a lato dagli 11 metri. Nel finale di tempo l'ex cagliaritano poi si infortuna e lascia il posto a Murilo. Punteggio che resta così sullo 0-0 fino al 46esimo, quando i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi. La ripresa si apre con il vantaggio del Pescara al quarto minuto, dopo un errore difensivo di Gennaro Terra in area Balzano, con Magioni che decreta il rigore che trasforma Cocco per il meritato vantaggio biancazzurro. Esplode la gioia della Nord del giocatore sardo, che si sblocca in stagione già alla seconda partita. Fanno feste i ragazzi di Pillon per una rete importante, anche se all'11esimo è Fazzi a chiamare Castrati ad una parata non semplice. Spinge la formazione di Cristiano Lucarelli, che però subisce al 16esimo il raddoppio dei locali. La rete del 2-0 arriva ancora sul rigore concesso per un fallo di Gonnelli su Melegoni. Tocca ancora a Cocco dagli 11 metri con Mazzoni che tocca ma non trattiene. Il gol del 2-0 permette ai biancazzurri di poter respirare. Il rilassamento della squadra di casa costa però caro, perché il neoentrato Diamanti inventa e Porcino al volo non sbaglia per il gol del 2-1 al 22esimo, che riapre la partita. I biancazzurri accusano il colpo e traballano, anche se al 28esimo il neoentrato Capone con una conclusione velenosa a sfiorare il 3-1. Ultimo quarto d'ora di gara incandescente, con Capone ancora pericoloso al 32esimo con il pallone di un soffio alto dopo il tocco di Mazzoni. Nel Pescara entra Canute per Melegoni, con il Livorno che però si rende ancora pericoloso con Cozza al 34esimo mettendo di testa a lato, e poi al 34esimo colpendo in pieno la traversa con Castrati battuto. Con tre attaccanti e un trequartista spinge il Livorno alla disperata, con Pillone che passa la difesa a tre, con Perrotta al posto di Mancuso e con l'assedio finale degli ospiti e il salvataggio al 93esimo sulla linea di Campagnaro, a conservare un successo tanto sofferto ma comunque meritato. Ora la sosta e due settimane di riposo prima di tornare in campo allo stadio Rigamonti con il Brescia. Possiamo dire che quella di questa sera è stata la vittoria della sofferenza, perché la squadra nei momenti difficili della gara ha saputo soffrire e portare a casa un successo meritato ma anche allo stesso tempo sofferto. Sì, molto sofferto, soprattutto dopo il 2-0. Abbiamo sbagliato, ci siamo abbassati invece di continuare a pressare gli alti come abbiamo fatto in quei 70 minuti, dove poi abbiamo fatto le due occasioni, i due gol, dove poi abbiamo creato anche
da fare il 3-0, non l'abbiamo fatto, e poi, come spesso succede, prendi il 2-1 e vai un po' in ansia, anche perché è entrato Diamanti, che è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla, perché ha un piede che mette la palla dove vuole, e siamo andati un po' in difficoltà. Le scelte di Pillon sono state decisive, non lo dice il sottoscritto ma lo dice la partita. Campagnaro in campo a sorpresa al 93esimo ha salvato un gol praticamente sulla linea, Cocco, a cui lei ha deciso di dare fiducia, ha segnato una doppietta, Melegoni è stato tra i migliori in campo, così come Del Grosso. Sì, le scelte si fanno in base a quello che si vede durante la settimana. Io cerco sempre durante la settimana di vedere bene, al di là di chi gioca la domenica, però se vedo meglio qualcuno durante la settimana lo faccio giocare. Perciò è uno sprono per tutti, tutti si devono conquistare il posto, tutti hanno la possibilità di conquistarsi il posto, anche chi adesso è fuori, che sta soffrendo, avrà la sua grande possibilità di giocare. Sicuramente ai punti probabilmente avremmo meritato noi, però non si può parlare di vittoria immeritata del Pescara, perché questo è uno sport dove anche la malizia, l'esperienza hanno il suo peso, e noi purtroppo negli episodi siamo stati un po' ingenui, perché abbiamo praticamente permesso nell'arco di tutti i 95 minuti al Pescara di giocare sulle nostre disgrazie, su passaggi sbagliati, in costruzione, con la squadra in uscita, insomma ci abbiamo messo tanto del nostro, seppur in una buona prestazione, anzi un'ottima prestazione considerando il valore dell'avversario, perché qui comunque Pescara farà sicuramente un campionato diverso rispetto al nostro. Il rammarico più grande è proprio quello, cioè di aver giocato a viso aperto, di aver fatto la partita, di aver creato tante occasioni e purtroppo di essere stati ingenui negli episodi dei calci di rigore. Ancora calcio con l'amichevole di ieri del Teramo contro il San Nicolò Notaresco, squadra che milita nel campionato di Serie D. Vedete le immagini, partita finita 4-1 per i biancorossi di Zichella, con doppietta di Zecca e reti di Persia e Bacio Terracino. Per la squadra allenata da Cudini, a segno l'attaccante Federico Moretti. Giovedì nuovo test amichevole, sempre al Bonolis contro il Pineto. Intanto, con il risultato odierno maturato allo stadio Recchioni di Fermo, Fermana-Rieti infatti è finita 0-2, i biancorossi si regalano la qualificazione al turno successivo ad eliminazione diretta nella Coppa Italia di Serie C. La classifica finale nelle girone H che infatti vede il Teramo primo con 4 punti, poi il Rieti a 3 punti e la Fermana ad un punto. E sempre per quanto riguarda l'amichevole di ieri, andiamo ad ascoltare, possiamo tornare in studio, le parole di uno dei protagonisti, il nuovo acquisto Mattia Proietti, che proviene dal Pescara. L'ex biancazzurro ha parlato così del suo rapporto con Zichella e del suo ruolo in campo. Sentiamo l'intervista di Enea Cantagalli. Mattia, torno in Serie C dopo essere stata una vita a Bassano e dopo un'annata un po' così così con il Pescara, la vedi Teramo come un'occasione di rilancio per te? Sì, l'anno scorso purtroppo con i problemi fisici che ho avuto non ho avuto modo di mettermi in mostra in Serie B, però Teramo è stata un'occasione che mi si è presentata e che ho colto al volo per cercare di dare continuità e rimettermi in gioco, insomma. Quali sono state le tue prime impressioni della squadra che hai conosciuto in questi giorni? No, ottime, sicuro. Io ho parlato anche con qualche mio compagno che c'è stato qua e mi parlavano di un gruppo solido e ce ne si accorge subito dai primi allenamenti, quindi ci sono le basi per fare bene. Sicuramente abbiamo ancora 2 settimane per lavorare in vista del campionato e ci aiuteranno per conoscerci. Sei venuto per fare il playmaker o la mezzala? No, sono venuto per mettermi a disposizione del mister, dove ci sarà bisogno, dove vorrà impiegarmi, cercherò di dare sicuramente il meglio. Ma quante volte nella tua vita hai fatto la mezzala? Scusa la domanda. Il mister quando l'ho avuto faceva la mezzala, era un po' più giovane. E mi è capitato, insomma, all'inizio facevo la mezzala, poi col tempo mi hanno un po' spostato, però è un ruolo che posso ricoprire ovviamente con le mie caratteristiche, però lo posso fare. E come stai adesso? Come sono le tue condizioni fisiche? No, bene, durante tutto il ritiro mi sono allenato, non ho saltato neanche un allenamento, mi sono preparato bene, quindi... Hai giocato anche in Coppa Italia, giusto? In Coppa Italia sì, ho giocato, quindi sto bene.
Sei arrivato, con quale obiettivo ti hanno detto insomma lotterà il Teramo? Ovviamente immagino per una salvezza tranquilla in primis. Ma quello penso sia l'obiettivo base di tutte le squadre, poi non sono uno che si pone obiettivi minimi, quindi si cercherà sempre di ottenere il meglio e secondo me con questo gruppo non dobbiamo porci limiti. Chi conoscevi già oltre Ventola della squadra che hai trovato? Di Renzo, che comunque è di Torino, poi comunque Bacio Terracino, cioè gente con cui ho giocato contro da avversari, ma comunque che conoscevo. È vero che ti ha voluto fortemente Zighella? Sì, io col mister ci avevo già parlato quest'estate che ci poteva essere questa possibilità, lo conosco, è un allenatore a cui piace molto lavorare e quindi ci sono i presupposti per far bene. Adesso scendiamo di categoria, in particolare andiamo a vedere la Coppa Italia di Serie D, partite che si sono giocate sempre ieri. Tris della Vastese ai danni dell'Avezzano allo Stadio Aragona. La squadra di Palladini archivia la pratica qualificazione nei primi 12 minuti del secondo tempo. Inesistente la reazione dei marsicani, che avevano disputato un discreto primo tempo ma senza incidere in attacco. Sentiamo. La Vastese conquista i 32esimi di Coppa Italia in 12 minuti, tanti infatti ne bastano alla squadra aragonese per imporre la legge dello stadio di casa ad un Avezzano che gioca un discreto primo tempo ma in avvio di secondo si scioglie e cade fragorosamente in uno dei due derby abruzzesi di giornata. Palladini lascia in panchina Stivaletta e Leonetti, c'è Capitanfiore a dare fantasia largo a destra al gioco aragonese con Sciba terminale offensivo e Napolano sul fronte opposto. Non c'è Palestini, fermato nella notte da un virus intestinale, sostituito da Pagliari. Giampaolo deve rinunciare invece a Cerone, che sconta la giornata di squalifica in Coppa che si trascinava dalla scorsa stagione, riproponendo il 3-4-3 intravisto già in precampionato con Di Felice a guidare la retroguardia insieme a Menne e Sbardella. Dos Santos al centro dell'attacco con Pellecchi e Deramo. La Vastese prova in avvio a fare la partita, ma l'Avezzano nelle ripartenze può essere pericoloso. L'occasione limpida ce l'hanno proprio gli ospiti al 18esimo con Pellecchi. Deramo lo pesca in buona posizione, ma l'esterno calcia altissimo di sinistro e manca il bersaglio grosso. La risposta di Pagliari al 24esimo dalla parte opposta invece è velleitaria. Altra conclusione poco pericolosa al minuto 27, quella che prova Bisegna col sinistro dalla distanza. Morelli blocca senza patemi. La Vastese si rivede al 40esimo, la palla di Ridolfi è illuminante ma la punta perde il momento della battuta mancina e di Gianfelice è lesto a chiudere sventando una buona occasione. Il tutto in una prima frazione condizionata dal sole che splende sulla Aragona e che rallenta inevitabilmente i ritmi di gioco. Riprese invece di tutt'altro tenore, perché passa un minuto e la Vastese sblocca il risultato. Azione insistita sulla sinistra ed è D'Alessandro che scarica in fondo al sacco il pallone del vantaggio di casa. L'Avezzano prova a rispondere al terzo con la discesa di Besana, disinnescata dai piedi di Morelli, ma al 53esimo la Vastese mette in ghiaccio il match e lo fa con Napolano che gira di testa alle spalle di Fanti, un traversone perfetto di Ridolfi. Esplode di nuovo la gioia dell'Aragona per la prima rete con la nuova maglia dell'ex San Benedettese. Giampaolo corre ai ripari, toglie Bianciardi e Besana per Alessandro e Puglielli e per provare a rispondere ad un 1-2 mortifero, ma la Vastese è incontenibile al 57esimo, chiude il match. Il traversone da destra non trova la testa di Sciba ma la correzione in bello stile di De Meio. Il pallone rimbalza a terra e batte ancora Fanti. 3 gol in 12 minuti e qualificazione in tasca per gli uomini di Palladini. Avezzano tramortito con Schirone che prende il posto di Gianfelice mentre Palladini toglie Napolano per Giampaolo. Biancoverdi, che smaltito il triplo schiaffo, tornano a farsi vedere al 64esimo. Bisegna invita Alessandro al tap-in volante che termina a lato, non di molto. Ancora Bisegna ci prova al minuto 72 con la sventola mancina che termina non molto distante dalla porta di Morelli. Altra buona occasione all'82esimo. Alessandro, sempre lui sulla sinistra, rifinisce per Pellecchia che elude la marcatura di Ispas ma calcia alto da buona posizione. La Vastese però quando accelera fa male, come l'85esimo con Sciba che in spaccata centra la base esterna del palo a Fanti, battuto con Giampaolo Murato al momento di siglare il poker biancorosso. Aragonesi dilaganti ancora con Giampaolo, minuto 86, sfugge a Schirone ma chiude troppo l'angolo della conclusione. Penultimo sussulto del match lo regala proprio Schirone nel recupero al 91esimo col destro a giro che sfiora l'incrocio, mentre al 94esimo il coast to coast di Stivaletta trova la risposta pronta di Fanti con i piedi. Al turno successivo
successivo dunque va alla Vastese che fa su il derby per 3-0, indicazioni importanti per Ottavio Palladini considerando che l'Aragona si è vista una squadra che ha ancora parecchi margini di miglioramento. Campanello d'allarme invece per l'Avezzano, la Coppa non era l'obiettivo stagionale, è vero, ma specie la ripresa lascia Federico Giampaolo con qualche preoccupazione e tanto su cui ancora lavorare. Nuovo blitz di Coppa per il Real Giulianova che passa ai rigori al Vallanzuca di Francavilla a spese dei padroni di casa. I giallorossi di Stallone acciuffano il 2-2 nel finale e poi sono più precisi dal dischetto. Per il Francavilla è inutile la doppietta di un ottimo Banegas. Sentiamo il resoconto della partita di Roberta Di Sante. Ci vuole la lotteria dei calci di rigore per sancire il passaggio al secondo turno di Coppa Italia del Giulianova che al Valle Anzuca riesce ad avere la meglio in un derby tutto giallorosso sul Francavilla per 5-7, ribaltando il risultato del primo tempo con una veemente reazione nella ripresa. Penalty decisivo di Palladini che approfitta del rigore dal dischetto di Paravati per regalare la gioia ai giugliesi, reduci dalla vittoria nel turno preliminare contro il San Nicolò Notaresco. Primo impegno ufficiale per il Francavilla di Paolo Rachini, autore di un ottimo primo tempo vanificato da una sterile ripresa. I giallorossi del presidente Candeloro approcciano bene la gara e al 13° sfiorano il vantaggio. Grande spunto di De Costanzo sulla fascia che va a guadagnarsi un buon calcio d'angolo sugli sviluppi del corner. Serie di batti e ribatti, poi Milizia calcia a volo, provvidenziale la deviazione di Ferrante. A passare per primi in vantaggio però sono gli ospiti che alla primavera occasione passano quando Di Paolo è lesto a ribadire in rete da due passi la respinta corta di Spataro sul colpo di testa ravvicinato di Tozzi Borsoi. Neanche il tempo di esultare però che il Francavilla pareggia immediatamente i conti, ancora un propositivo De Costanzo centra il palo alla sinistra di Sciba, sulla respinta Banegas non perdona. In entrambe le occasioni dei gol proteste dall'una e dall'altra parte per le posizioni dei due marcatori, ma in entrambe le occasioni il direttore di gara non ha dubbi nel convalidare le reti. Dopo il gol del pareggio il Francavilla insiste nel tentativo di fare la gara. Al 36° De Costanzo fa partire un pericoloso traversone, provvidenziale l'intervento di Fuschi a prolungare in fallo laterale. Sugli sviluppi dell'azione Banegas fa partire il diagonale, Sciba si allunga deviando la sfera con la punta delle dita, il pallone resta lì tra il palo e la linea di porta. Per il direttore di gara Matera la palla è entrata. I padroni di casa, tra le veementi proteste giugliesi, ribaltano il risultato. Nell'occasione viene allontanato dalla panchina per proteste mister Nico Stallone, sostituito al timone dal vice Giulio Ettore. In campo vengono ammoniti Di Paolo e Tozzi Borsoi, che rischia grosso al 40° per questo fallo su Mele. Tutt'altra partita nella ripresa che si apre con una punizione di Del Grosso respinta da Spataro. Il Giulianova prende campo, mentre il Francavilla sembra essere rimasto con la testa negli spogliatoi. Al 28° Fabrizi mette un ottimo cross per Fuschi che di testa spedisce incredibilmente fuori bersaglio. I giugliesi insistono e al 34° è Tozzi Borsoi a sfiorare il pari, ma con un bel colpo di reni l'estremo francavillese dice ancora una volta no. Però adesso c'è una sola squadra in campo. Al 40° i giugliesi non approfittano dello sbaglione della difesa locale spedendo ancora una volta al lato. Il meritato pareggio ospite si concretizza al 43°. Barlafante conquista un buon calcio di punizione che frulla in sacca alle spalle di un immobile Spataro per il 2-2. Si va ai calci di rigore. Infilano di seguito Tozzi Borsoi che apre le danze, frulla Fuschi e Barlafante per il Giulianova, Mele, Bedin e Cicerello per il Villa. Decisiva la parata di Sciba su Paravati e il conseguente centro di Palladini che fissa il risultato sul 5-7, regalando la gioia della vittoria al Giulianova. Ora in attesa di conoscere tra martedì e mercoledì, quando usciranno gli accoppiamenti, quale sarà la prossima avversaria. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi con il quale approfondire tutti i temi che riguardano i biancazzurri e dunque il Pescara che ha centrato la prima vittoria stagionale ieri all'Adriatico. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.